La guerra del Peloponneso fu un conflitto di 30 anni che coinvolse tutte le poleis greche e che vide contrapposte Sparta e Atene a capo delle rispettive alleanze. È detta guerra del Peloponneso perché coinvolse le città della Lega Peloponnesiaca alleate di Sparta. Quali furono i caratteri distintivi di tale conflitto? Essenzialmente quattro. Fu una guerra civile, cioè un conflitto interno allo stesso mondo greco. Si fronteggiarono soldati e flotte di città appartenenti allo stesso orizzonte culturale, ma schierate su due fronti opposti, guidati dalle due poleis protagoniste delle guerre persiane, Sparta e Atene. Fu una guerra lunga e logorante, che si protrasse per poco meno di 30 anni, dal 431 al 404 a.C. Fu una guerra geograficamente estesa. Gli eserciti dei due schieramenti si fronteggiarono sia per terra che per mare, in Grecia e oltre i confini della Grecia. Fu un evento di enorme portata che ebbe conseguenze irreversibili e durature, tra le quali la fine della grandezza di Atene e il declino delle poleis greche. La fonte principale per la ricostruzione delle cause, della dinamica e degli eventi del conflitto è costituita dall'opera dello storico Tucidide, La guerra del Peloponneso. Non mancano però altre fonti, per esempio quelle letterarie. Alcune delle commedie di Aristofane, commediografo ateniese del V secolo a.C., e alcune tragedie di Euripide, tragediografo contemporaneo di Aristofane, contengono allusioni esplicite alla guerra. That's all, folks! What did you say? Nothing.